Il vino ha un'origine antica e sicuramente gli antichi greci hanno dato un forte impulso alla sua diffusione. L'origine del vitigno greco è proprio quella della Magna Grecia, vino prediletto dalle api, come diceva Plinio. E oggi capiremo il perché. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presento il greco di tufo di Mastro Berardino. Siamo nella zona di Petruro Irpino e Tufo, nella Vellinese, nomi che ricordano la roccia su cui poggiano i vitigni di Greco. E Antonio Mastro Berardino, nel secondo dopoguerra, ha recuperato questo vitigno ormai dimenticato per produrre questo bianco, che è diventata nel tempo una DOCG famosa in Campania, ma anche al di fuori. In particolare, come vediamo qui dalla scheda, questo è prodotto con 100% uve, appunto, di greco. L'annata è il 2017 e la gradazione alcolica è attorno ai 12 gradi e mezzo. Ma prima di degustarlo, come sempre, diamo un'occhiata più da vicino all'etichetta. Vediamo più da vicino la nostra etichetta, greco di tufo, Mastro Berardino, quindi nome del vino e indicazione della cantina. Stemma della cantina stessa e questo colore della scritta che ricorda il colore che poi troveremo all'interno della bottiglia quando poi l'andremo a degustare. Fascetta obbligatoria di legge, perché appunto ricordiamo che questa è una DOCG, quindi una denominazione di origine controllata e garantita. Giriamo la nostra etichetta per andare a vedere le indicazioni obbligatorie di legge, dove ritroviamo appunto la denominazione, l'annata 2017, 12 gradi e mezzo che è la gradazione alcolica e sempre un'innovazione che abbiamo già visto in altre bottiglie, il QR code per collegarsi tramite internet al sito della cantina. Ultimo particolare, qui sulla cima della bottiglia a copertura del tappo in sughero viene riprodotto anche qui lo stemma della cantina stessa. Bottiglia molto elegante. Quindi si presenta bene, andiamo a vedere se questa presentazione coincide anche nella degustazione a un vino di buona qualità. Iniziamo dal colore, questo giallo paglierino luminoso che normalmente è preludio di una buona acidità. Sentiamo quali odori ci trasmette al naso. Intense note di frutta matura, specialmente pesca e albicocca, e una nota agrumata. Oltre a un fondo di pera, abbastanza classico per questo tipo di vini. Andiamo a sentire invece in bocca. Si sente appunto la nota acida, quindi troviamo conferma rispetto al colore. Un vino morbido, elegante, più stimolante al palato che non al naso. Comunque un naso di buona qualità, anche se non particolarmente complesso. Bene, dopo averlo assaggiato possiamo passare ad assegnare i voti. Ed eccoci arrivati al momento dei voti e come sempre partiamo dalla fascia di prezzo. Questo vino prende una bottiglia su 5, si trova in vendita sotto i 10 euro e questo lo rende molto interessante, soprattutto per la qualità che esprime. Valutando la versatilità, questo vino merita sicuramente 4 bottiglie su 5. L'abbinamento più scontato e ovvio è sicuramente il pesce, in tutte le sue forme, sia come primo che come secondo che come frittura. Se vogliamo dare un consiglio anche ai palati un po' più etnici, diciamo così, è un accompagnamento buono per il sushi e per il pesce crudo in generale. Ma vi voglio stupire, questo vino si può abbinare a un altro caposaldo campano, la pizza fritta. Ebbene sì, è sicuramente un ottimo accompagnamento per questo cibo di strada. Inoltre, si può accompagnare anche a formaggi o come aperitivo. Sconsigliato l'abbinamento alle carni rosse oppure ai dessert. Passando alla facilità di beva, questo vino merita sicuramente 3 bottiglie su 5. Il rapporto olfatto-gusto pende sicuramente verso il secondo e i più esperti e avvezzi potrebbero trovare questo vino non particolarmente complesso e simile ad altri, ma le note agrumate danno sicuramente una spinta in più. Resta un vino piacevole e fresco, magari da calda serata estiva. La temperatura di servizio è intorno ai 16 gradi, ma
sempre appunto in estate, si può servire anche a 1-2 gradi in meno. Pertanto, dovendo dare un giudizio complessivo e vi ricordo come sempre personale, assegno 3 bottiglie su 5. Prezzo ottimo, buona versatilità, è un vino fresco e immediato, ottimo compagno di una cena al mare, magari in compagnia dei vostri amici, e sicuramente non vi farà fare brutta figura. Se avesse un naso un po' più complesso, sicuramente meriterebbe una bottiglia in più. Vi lascio qui sotto in descrizione il link al sito di Mastro Berardino per andare a vedere altri loro prodotti che magari degusterò in un prossimo video. Per oggi abbiamo terminato e come sempre, se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Se non vi è piaciuto, pollice in giù e fatemi sapere il perché nei commenti. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Io vi saluto e vi lascio con le mie solite 3 raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o di fare attività pericolose e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.